Inaugurazione all'ospedale di comunità di Recanati, due percorsi importanti, uno radiologico con macchine nuove, digitali, che permettono di dare una risposta in tempi rapidi, ultime tecnologie che accompagnano un'ottima diagnostica, un fatto non secondario, quelle di dare meno radiazioni al paziente che si rivolge a questa struttura. Quindi una qualità a 360 gradi, un'opera che attraverso le tecnologie permette di avere nel territorio risposte significative sulle patologie più importanti. E sempre in questa struttura la parte che riguarda i diabetici per la presa in carico con tecnologie che riguardano il cuore, importanti, un nuovo ecografo, anche qui tutto digitale, macchine digitali e dei tempi di attesa veramente ridotti. Una presa in carico che permette in 7 giorni di avere la risposta su quell'attività di prevenzione che permette al malato diabetico di evitare ricoveri ospedalieri, di gestire al meglio la propria malattia, di poter fare quella buona prevenzione che fa vivere meglio la persona e fa risparmiare il sistema. Si conferma in generale quella che è una strategia sanitaria su tutto il territorio, ovvero quello di potenziare le strutture, gli ospedali di comunità, ospedali più vicini ai cittadini che danno queste risposte importanti per gran parte delle patologie che riguardano le persone. A Recanati abbiamo mantenuto il punto di primo intervento in forza del sisma e della necessità di garantire servizi anche al di là delle scadenze nazionali. Quello che chiederemo al nuovo governo è, proprio alla luce della positività di questa permanenza del punto di primo intervento, di renderla da una scelta temporanea a una scelta definitiva. Daremo quindi a queste strutture una doppia funzione, con la prevenzione del malato cronico per evitare il ricovero ospedaliero, col mantenimento del punto di primo intervento per togliere intasamento al pronto soccorso, facendo in modo che i codici, che non sono i codici rossi e gialli che devono andare al pronto soccorso, ma i codici bianchi e anche qualche codice verde, possa trovare una risposta senza dover andare fino al pronto soccorso. Quindi meno accessi al pronto soccorso, meno accessi all'ospedale, perché sul territorio troviamo le risposte. Vado.